siamo andati davanti alla sfilata di Max Mara, che quest'anno era in Bocconi, e li abbiamo esortati a fare il cambio, dal momento che nel mondo più di 200 brand hanno avuto una svolta green per un insieme di motivi. Abbiamo detto di farlo anche a loro e ci siamo allacciati a quello che succede agli animali e quello che succede all'ambiente. Max Mara utilizza ogni genere di animale, perché in pratica utilizza pellicce, inserti in pelo, pelle, piume, quindi piumini, e abbiamo spiegato tutto quello che sta dietro a questo, gli animali che vengono detenuti in gabbie minuscole e sono costretti a fare una vita che non ha nulla a che fare con la loro etologia. Per esempio il visone, che in realtà è un animale che nuota, l'acqua chiaramente per farsi il bagno non la vede mai. Abbiamo parlato anche di quello che è l'impatto ambientale di tutto questo. Molto spesso ci dicono, quando noi diciamo ci sono le alternative sintetiche, la gente che magari in buona fede sente parlare di plastica dice oddio, invece per produrre un chilo di pelliccia c'è un impatto ambientale 14 volte più grande rispetto alla produzione dello stesso tipo di peso in pile. Quindi la concia delle pellicce, delle pelli, è uno dei fattori inquinanti più elevati. Quindi abbiamo detto basta veramente, perché tanti, Gucci è stato uno degli ultimi che ha detto basta pellicce, ogni anno lo stanno facendo in tanti, alcuni hanno avuto addirittura una svolta totalmente green, e quindi siamo andati a chiedere a Max Mara questo, facendo vedere quello che è la pelliccia a pelle, ovvero un animale scuoiato. Infatti eravamo per metà con sangue finto addosso, che è quello che succede a tanti di loro. Gli viene strappata la pelle di dosso mentre sono coscienti, è una cosa orribile che non rende le persone più belle indossandola sicuramente.